Siamo qui alla serata della Bottecaccia, qui a Casola di Napoli, pub della cittadina dei Monti Lattari, con il presidente Gianfranco Piccino, presidente dell'associazione Stabiamore, che quest'oggi, quest'anno anzi, festeggia i 10 anni di attività. E noi lo salutiamo, lo ringraziamo. Sì, diciamo che a me piace chiamarla Casola di Castellammare. Perché? Perché ci ha portato fortuna quando nel 2011 abbiamo fatto una bella festa, subito dopo il 19 giugno storico. E quindi abbiamo voluto dopo 6 anni tornare qui a Ricordiamolo a festeggiare. chi non è tifoso della Juve Stabia Sì. che quell'anno. Quell'anno poi ci fu la promozione della in Serie B e non solo, anche la Coppa Italia, vinta in precedenza. E stavo dicendo che in realtà noi oggi, 19 ottobre 2017, facciamo 136 mesi, perché abbiamo festeggiato il 19 febbraio 2017. Una lunga serie di festeggiamenti, diciamo, combinati con il congresso di maggio, al quale anche Vivicentro era presente, abbiamo fatto veramente 2 giorni di lavori interessanti. Poi purtroppo c'è stato il lutto che ha colpito me, ma l'associazione, la figura di mio padre, che comunque ci teneva tanto a Stabiamore, e quindi abbiamo deciso di sospendere la festa e l'abbiamo ripresa oggi. Questo è il motivo, però la Bottecaccia ci porta fortuna a noi e allo Stabia. Stabiamore ormai penso che sia un realtà conosciuta. Mi fa piacere che stasera ci sono tante persone, anche simpatizzanti, quindi non solo iscritti, quindi è un'associazione che sicuramente sta crescendo. Ecco, nel 19 febbraio 2007 ci puoi ricordare quella giornata? Che vi passò, ecco, per la mente in quel momento? Ma dopo le sconfitte con la Salernitana a Napoli e con l'Avellino e ad Avellino con il Savoia, non potevamo fallire ancora. Sapevamo della forza della squadra anche dopo il pareggio interno a Castellammare, perché la squadra di Braglia giocava bene, eravamo convinti dell'impresa, anche se il risultato non era stato favorevole a Castellammare. Una giornata meravigliosa con gli amici Giovanni Matrone, con Gioacchino Di Capua. Dalla mattina presto eravamo a Roma e abbiamo festeggiato prima a Roma, dopo la partita, e poi a Castellammare in quella splendida festa che è cominciata. Ma quelli sono stati i periodi in cui si festeggiava sempre, perché noi in precedenza abbiamo festeggiato la Coppa Italia, ancora il compleanno di Stabiamore, la festa qui alla Bottecaccia, ancora per i quartieri, ricordo una grande festa a via Benivecchio, c'eravate voi, cioè si festeggiava sempre ogni giorno. Le varie riunioni di Castellammare sono stati veramente dei giorni fantastici. Ogni riunione voleva partecipare a questo evento importante per la cittadina di Ma Castellammare. quella della Bottecaccia, veramente noi qua esplodemmo di gioia, nel senso che ci scatenammo con gli amici, le danze gialloblè, che poi eravamo consapevoli che stavamo attraversando un periodo storico che avevamo desiderato, e con l'Eurofiore non siamo riusciti ad aggiungere, ma solo a sfiorare. Ecco, hai parlato di Castellammare, Juve Stabia, ovviamente è nata per questo, diciamo, scopo, perché tutti siamo tifosi. Ecco, io mi ci metto anche io, perché partecipo anche io a Stabiamore con orgoglio a questa bellissima Noi associazione. ringraziamo. E ovviamente chi mi conosce sa l'amore che provo per la Juve Stabia, ma non solo questo, possiamo dire, è amore anche per la città di Castellammare. Tante sono le iniziative, ecco, l'ultima è proprio la Regina delle Acque, le iniziative benefiche in favore dei terremotati dell'Umbria. Quindi, diciamo, ecco, non perdete mai occasione di dimostrare la vostra presenza sul territorio con operazioni e attività importanti, sia per la città ma non solo. Sì, noi vogliamo mettere in luce le bellezze della città, cioè le eccellenze che abbiamo sono tante, sia a livello di risorse umane, che poi abbiamo avuto la fortuna che il Padre Eterno, per chi ci crede, la natura, per chi non ci crede, ci ha donato delle bellezze straordinarie: il mare, la montagna, l'acqua. Poi abbiamo anche delle arti culinarie, abbiamo i biscotti di Castellammare, abbiamo 2 porti. Un porto, poi ci è aggiunto questa, cioè abbiamo Sì. veramente di tutto a Castellammare. Purtroppo non riusciamo forse, anzi sicuramente, A valorizzare adeguatamente quelle che abbiamo. Quindi a sfruttare le nostre tante ricchezze. Però noi di Stabiamore vogliamo mettere in evidenza le eccellenze del territorio. Non si deve parlare male di Castellammare, perché sappiamo le cose che non vanno, noi vogliamo mettere in risalto le cose che vanno, vogliamo un poco quindi essere vicini anche alle persone che comunque fanno tanto per la città, gli sportivi, ma non solo, gli artisti, ma anche gli scienziati, anche diciamo, nei mestieri, nelle forze dell'ordine, nella magistratura, nelle professioni tutte, anche nell'insegnamento, dove abbiamo cercato di premiare delle eccellenze proprio per quelle che vogliono dare risalto alla Lustro la città. città, sì. Esatto, quindi questo è un po' il nostro compito che ci siamo dati. Noi, tu lo sai, ogni anno premiamo
diciamo un'eccellenza. L'ultimo è stato Sebastiano Somma, sì. Poi alla manifestazione che ricordavi tu all'Antica Etemme abbiamo premiato addirittura 10 donne, una è qui presente, Patrizia. Sì, Vespa Regina, la tifosa d'eccezione, tifosa non solo per il suo tifo che comunque sì. È valido, ma anche per il suo attaccamento alla città. Lei è sempre presente anche con voi, scrive, sì. Si adopera, la nostra collaboratrice appunto, quindi, ci lega anche questo discorso. Quindi io penso che non dobbiamo fare questo, Sabbia Amore cerca di fare questo. Poi hai visto, noi ci siamo aperti anche agli amici, diciamo alle iniziative con le altre associazioni, tutto ciò che riguarda il positivo. Quindi noi ci auguriamo che questa associazione, come tu dicevi prima, possa andare oltre 10 anni e andare a vivere a lungo. Io personalmente sono ancora il presidente, però le energie sono tante di questa associazione. Cioè noi abbiamo una splendida vicepresidente, abbiamo un direttivo fantastico, ma anche gli amici che hanno fatto in passato il direttivo sono ancora vicini a noi, e quindi io mi auguro che tantissimi ancora possano aderire, proprio perché vogliamo dare un messaggio positivo, non solo dello sport, lo sta, ma proprio della città, e contribuire nel nostro piccolo a fare qualcosa di positivo, a mettere in risalto le luci e non guardare solo le ombre. Assolutamente d'accordo con te. Ecco, 10 anni di attività, 10 anni che tu sei presidente, però vogliamo sottolineare una cosa: l'associazione è un'associazione democratica. Ecco, che cosa significa per te ogni volta essere rieletto presidente dell'associazione? Non voglio dire un sacrificio, perché io l'ho fondata a Sabbia Amore, quindi per me comunque è anche motivo di orgoglio e di soddisfazione. Però ogni 3 anni noi svolgiamo un regolare congresso, e quindi ci sono tutti gli iscritti che partecipano, che votano il direttivo. E l'altra volta ci sono state quindi anche 2 figure nuove rispetto alla precedente, importanti. Io ho dato la disponibilità a dare spazio a persone per una candidatura, per una presidenza nuova, però gli amici vogliono che ancora rimango, allora io non mi sono sottratto a questo, non lo farò chiaramente anche se non dovessi avere più questo ruolo, perché l'ho fondato a Sabbia Amore, però veramente mi farebbe piacere che nel 2020 mi farebbe piacere che ci fosse una nuova presidenza, che ci fosse una nuova adesione a questa realtà. Quindi lo sanno tutti che possono aderire, possono partecipare. La nostra è un'associazione che segue le regole democratiche, ma che è presente anche con le altre realtà, dovunque nella città, sul nostro territorio. Quindi andiamo a vedere anche le partite insieme, perché anche quello è un motivo importante. Quindi ci sono dei giochi aggregativi. Sì, facciamo anche delle attività associative, anche per autofinanziarci, per divertirci semplicemente. Certo. Partecipiamo a dei tornei anche di calcio a 5, voglio ricordare in memoria all'Ulisse Chirico, che ogni anno il nostro Carlo Piccirillo allestisce, organizza una squadra. Ma non ci interessa tanto vincere, non abbiamo mai vinto. Vogliamo partecipare per dare un segnale anche di sportività, anche perché Ulisse era un nostro iscritto, oltre ad essere mio cugino, anche lui ha dato un suo piccolo contributo nella chiesa del Carmine. E quindi ecco, tutte le realtà, anche quelle parrocchiali, dobbiamo, come è capitato per esempio quando abbiamo pulito la strada a San Giacomo insieme, la parrocchia del Carmine, le associazioni, abbiamo quindi siamo messi lì, anche queste cose concrete sono importanti, dare una mano anche agli amici che puliscono l'Arenile e altre associazioni. Quindi noi siamo disponibili a fare tutto ciò che è utile alla città. Ecco, 19 marzo 2007 sarebbero stati 100 anni della Juve Stabia. Ecco, adesso io vedo, qui c'è un piccolo associato di Sabbia Amore, Fabrizio Matrone. Speriamo che magari, ecco, da qui a 10 anni, a 20 anni, quando magari non ci saremo neanche noi, non lo so, questo, magari Sabbia Amore continui nel segno di Fabrizio e dei nostri eredi. Questa è la nostra, diciamo, speranza, e dobbiamo lavorare per questo. E quindi noi magari ecco, scusa se ti interrompo, sì. Non per sottolineare le cose negative che non vanno della città, però perché magari le cose belle ci sono e bisogna valorizzarle sempre di più magari. Ma c'è lo Stabia, che pure io mi auguro ci sarà sempre e sempre in meglio, anche se noi non dobbiamo dimenticare che realtà importanti, città più grandi di Castellammare, faccio per esempio il nome di Ancona per 2 motivi, uno perché c'è un caro nostro amico iscritto, l'avvocato Somma, che è ancora netano e stabile, e l'altro perché l'attuale bomber della UE Stabia, Paponi, è ancora netano, e l'Ancona è scomparsa dal calcio professionistico, addirittura non c'è neanche in Serie D. Quindi noi dobbiamo anche saperci accontentare di una terza serie, non è un disonore stare in terza serie. Poi piano piano bisogna costruire, diciamo, nuove basi per tornare dove siamo stati nel 2011 per 3 anni, e ci auguriamo di starci ancora più tempo dell'altra volta. Ok, grazie.